colui alla vigilia della galera. Se trova qualcuno che scopre la metà delle sue bricconate, lo pigliano prigione immediatamente. Girate qui d'intorno e quando vi chiamo venite. Caffè. La servo. Carte segnate. E che ladri, che ladri. Abbiamo delle belle giornate. Il tempo non vuol durare. Pazienza. Godiamolo finché è buono. Lo goderemo per poco. Quando è maltempo, si va in un casino e si gioca. Basta andare in luoghi dove non rubino. Qui, questa bottega vicina, mi pare onorata. Onorata? È un ridotto di ladri? Mi pare sia Messer Pandolfo il padrone. Egli per l'appunto. A dire il vero, ho sentito dire che sia un giocatore di vantaggio. È un baro solennissimo. Ha forse truffato ancora lei? A me no, che non son gonzo, ma quanti capitano tutti li tira al trabocchetto? Bisogna che abbia qualche timore, che non si vede. È dentro in bottega a nascondere le carte. E perché mai nasconde le carte? Immagino perché siano fatturate. Ah, certamente. E dove le nasconderà? Volete ridere? Le nasconde in un ripostiglio sotto le travature? Voi, signore, vi dilettate di giocare? Qualche volta. Non mi pare di conoscervi. Orora mi conoscerete. Andate via. Ora torno. Il caffè, signore? Orora ve lo pagherò. Trappola. Signor Don Marzio? Chi sono coloro? Mi pare. Signor Don Marzio, gli sono obbligato. A me, io non so nulla. Io andrò forse in galera, ma la sua lingua merita la berlina. Sì, signore. L'ho trovato che nascondeva le carte. Voglio andargli dietro per vedere dove va. Diavolo, diavolo, che ho io fatto? Colui che mi pareva un signore di conto era un biro.